Chiara Moulin, sono direttore di Dipartimento della Riabilitazione di Fondazione Poliambulanza a Brescia. Noi andiamo a trattare pazienti che sono affetti da patologia sia neurologica che ortopedica. La maggior parte dei nostri pazienti ricoverati sono affetti da patologie neurologiche, ma rimane ancora una parte di pazienti affetti da patologie ortopediche. E all'interno delle neurologiche diciamo che le principali saranno ictus e trauma cranici, ma abbiamo anche dei pazienti affetti da patologie oncologiche, infatti c'è una neurochirurgia all'interno di poliambulanza, quindi dopo la neurochirurgia passano nel nostro reparto. Sicuramente che il trattamento riabilitativo sia molto piacevole per i pazienti e sia più efficace. Sappiamo infatti che la partecipazione del paziente e la sua motivazione è molto importante per il recupero. Un sistema di realtà immersiva come Nirvana permette sicuramente una maggior partecipazione del paziente. Sicuramente ho un miglioramento, diciamo, della compliance del paziente al trattamento riabilitativo, c'è cioè un aumento della sua partecipazione e della, diciamo, della disponibilità a essere trattato dal fisioterapista. Spesso la riabilitazione è difficile, i pazienti stanno molte settimane ricoverati da noi, a volte mesi, e avere a disposizione strumenti di questo tipo rende più piacevole il trattamento. Lo strumento ci è stato appunto donato. Quando ci è stata proposta la donazione noi siamo stati molto contenti, l'abbiamo accettata volentieri perché conoscevamo lo strumento, lo ritenevamo molto utile proprio per la nostra tipologia di pazienti.